Questo film è una forma assolutamente nuova, rivoluzionaria di capitalismo, io credo, perché ha degli elementi nuovi dentro di sé che lo rivoluzionano, cioè la produzione di beni superflui in scala enorme e quindi la scoperta della funzione egoistica fa sì che questo nuovo assetto sociale non voglia più avere dei poveri, ma voglia avere dei benestanti che possano consumare, vuole avere dei bravi consumatori, non dei bravi cittadini. Questo ha trasformato antropologicamente gli italiani. Perché l'italiano più degli altri? Perché l'Italia, che non ha avuto né un'unificazione monarchica, né un'unificazione, diciamo così, luterana, riformistica, che è quella che ha preparato la civiltà industriale, né la rivoluzione borghese, che ha unificato, né la prima rivoluzione industriale. Non ha avuto nessuna di queste rivoluzioni unificatrici, omologatrici. Quindi per la prima volta l'Italia è unificata dal consumismo. È una cosa abbastanza terrorizzante. È abbastanza definitiva, ecco. E allora, una volta stabilito che il nuovo potere non è altro che il nuovo tipo di economia, e che bisogna tenere ben presente l'assioma primo e fondamentale dell'economia politica, cioè che chi produce non produce merce, ma produce rapporti sociali, cioè umanità. Visto che il modo di produzione è totalmente nuovo, le merci prodotte quindi sono totalmente nuove ed è totalmente nuovo il tipo di umanità che viene prodotto, stabilito questo, bisogna vedere adesso se queste due parole di un rinnovamento totale, di portare all'egemonia a popolazioni che sono state distrutte da questo rinnovamento dell'umanità, sia possibile o se non sia possibile. L'alternativa a questa che cos'è? Il suicidio. È il suicidio intellettuale. Quello che in una specie di ambito castrista e guevarista sarebbe il suicidio dell'intellettuale, che è una teoria degna di rispetto, ma che in qualche modo è terroristica, ricattatoria e che non accetterò mai. L'artista, il poeta, è proprio colui che non si suicida, perché è vivo malgrado tutto, perché l'arte è soprattutto una forma di vitalità, è un'affermazione di vita. E allora quando un artista si sente porre una domanda ricattatoria, come l'arte è soprattutto vitale. L'arte è soprattutto vitale. Là dove non c'è più è vor allem vitale. Il suicidio dell'intellettuale, no, non mi suicido, mi dispiace.